Tanti auguri a te. You remember me when the west wind moves. Un autobus di bambini delle scuole elementari è scomparso. Qui nell'attica? Sì. C'erano 9 bambini, i vostri figli. Io sto arrivando. I miei nipoti erano sullo scuolabus. È possibile che si tratti di un atto criminoso? Buongiorno, bambini. Buongiorno. Andiamo a fare una bella gita. Questo è un caso molto complicato. Siamo dei bravi genitori, non è vero? I soldi non ci mancano, ma a loro se li sfiorano anche solo con un dito. Devi aiutarmi a ottenere ciò che voglio, 100 milioni di euro. E se fosse stata scelta a caso? Non credo. Che c'entra lei? Io non c'entro proprio niente. È quello che direbbe a quei genitori. Vedo che sua sorella l'ha citata in giudizio. Ho commesso uno sbaglio. Voglio che tu te ne vada. Quel furgone era davanti casa nostra. Non ho idea di... Nostro padre, nostra sorella pensano solo alle apparenze. La vita a volte è ingiusta. Se avessi saputo che vi stavate separando. Da quanto va avanti? Da un po'. Io sto cercando di comportarmi in modo civile! Non dire idiozie! Lo capisci cosa state facendo a questi bambini? Non ha alcuna intenzione di fargliela passare liscia, ha detto così. Volevi vendicarti di papà? Vi preghiamo di accettare subito un riscatto di 40 milioni e di lasciare liberi i nostri figli. Se fiuteranno qualcosa, non smetteranno. La strada del silenzio. Prossimamente. Prima assoluta, canale 5. Cancellerò tutto, no, non ti credo. Ora ascolta, tu finirai dritta in galera. Di loro di riportarci i bambini.